Quanto è caldo? Calciomercato. Il calciomercato, ragazzi, d'estate proprio ti si attacca alla pelle come se fosse sudore, caldo, zanzare, eccone una, mortacci su. Vabbè, comunque, tralasciando il tutto, qui c'è pure la pasta, ragazzi, Garofalo del Napoli col terzo scudetto. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Allora, prima di iniziare con il video devo farvi sempre queste mossette dell'estate comunque per riguardare comunque il calciomercato, un po' come fa Sky Sport che vanno in spiaggia a fare le puntate, noi le facciamo sempre a casa però col condizionatore, le zanzare e tutto quanto. Lasciate perdere. Intanto ragazzi ciao e bella a tutti dal Bomber Mada, ci tengo a salutarvi sempre all'inizio di ogni video. Vi chiedo di iscrivervi al canale per dare supporto a questo povero disperato che cerca un difensore che possa sostituire Kim, ma non l'ha ancora trovato, perché comunque i cavolo di giornali ne sparano uno al giorno, ma tanti non mi convincono, per cui però adesso ne parliamo, andiamo con ordine come dico sempre, lasciate like al video ragazzi e lasciate un commento per scrivere cosa ne pensate e quale, oggi la domanda ve la faccio diretta, quale difensore vorreste al posto di Kim? Fatemelo sapere. Per piacere, fatemelo sapere. Comunque oggi arriva una notizia già clamorosa perché comunque Kim dell'Asia e qui si parla di un altro asiatico, ragazzi. Stiamo parlando di Ko Itakura. Adesso non so se l'ho pronunciato bene, se non l'ho pronunciato bene cercatevelo su internet così saprete pronunciarlo perché io ragazzi sono, penso, quello peggiore a pronunciare i calciatori, per cui meglio non parlare di questo, ma parliamo della notizia rilasciata da Tutto Sport. Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca del dopo Kim Min-jae, col sudcoreano che è sempre più diretto verso il Bayern Monaco, che nei prossimi giorni pagherà la sua clausola rescissoria. Fin qui ci siamo. A quel punto i dirigenti azzurri potranno affondare il colpo e secondo Tutto Sport il nome in cima alla lista è quello di Ko Itakura. Il giapponese, 26 anni, è reduce dalla stagione al Borussia Mönchengladbach e piace per fisicità e velocità nelle gambe. Il suo prezzo, più che quelli di Bagnez o Scalvini, è in linea con le valutazioni dei campioni d'Italia, visto che il cartellino può essere acquistabile con una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Funziona quasi. Ma sì. Comunque, notizia abbastanza importante, perché comunque si era parlato nelle scorse settimane che il Napoli, comunque, diciamo anche per discorsi di brand, per discorsi di tutto. Comunque fa scouting all'est, fa scouting in Georgia, fa scouting in Asia, queste cose qua erano risapute. Però a dire comunque, secondo Tutto Sport la mette come in cima alla lista, cioè il nome di Ko Itakura, calciatore che io personalmente, sono onesto, non conosco, cioè un calciatore che io non seguo più di tanto, ma andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di questo giocatore in modo che poi possiamo commentare nel complesso questa possibile, diciamo, news di calciomercato. Allora, Ko Itakura, allora 26 anni, classe 97, altezza 1,88 m, difensore centrale, giapponese. Qui abbiamo detto tutto. Comunque, scadenza di contratto nel 2026. Secondo Transfermarkt vale 12 milioni. Secondo Tutto Sport, il Napoli può portarselo a casa per 15 milioni. Allora, io devo ammettere che questo calciatore, ripeto, non lo conosco. Ho visto qualche highlights su YouTube, diciamo, di quelli che si vedono best defensive skill. Comunque, diciamo, è capitato un pochino a tutti. E devo dire che è vero, è un calciatore molto fisico, molto veloce. Non mi dispiace, ecco, sotto questi punti di vista qui, però non sono, ecco, una cosa che mi ero dimenticato di vedere, andiamo a vedere il piede, ecco, è destro, qui la scaramanzia un po', diciamo, mi riporta su delle cose che non mi piacciono, perché io, ragazzi, il difensore centrale sinistro tendo sempre a vedere se il piede è sinistro, è una mia fissa, diciamo, però comunque con Koulibaly, con Kim, diciamo che sta cosa qua mi è presa un po'. Comunque, di difensori centrali sinistri si è parlato di Kilman, che Sky Sport ha rivelato che comunque Wolverhampton non va sotto i 40 milioni. Diciamo, l'avete tutti, ragazzi, tutti quelli che seguono il calciomercato del Napoli l'hanno sentita la notizia di Kilman. Per cui io, col fatto che non so niente, anzi, credo al momento sia molto difficile strappare Kilman ad un club inglese. E ripeto, è molto difficile già prendere un calciatore che gioca in Premier League. Per cui la notizia, proprio, cioè, non ho fatto nemmeno il video fatto apposta su Kilman perché proprio mi sembra una roba difficile. Poi state a vedere che arriva Kilman, no? Scherzo, secondo me non arriva. Comunque, io vi ribadisco che, da quello che so io, la mia fonte, da quello che mi ha detto, allora il Napoli è
comunque vigile su Kevin Danzio. Perché? Perché il Lenz comunque è vero, spara alto, spara, non spara sotto, cioè non va sotto i 30 milioni, vuole un'offerta importante, però il Napoli comunque sta lì, lo valuta, lo segue molte piste, tra cui adesso sembrerebbe anche questo Ko Itakura, questo giapponese del Borussia Mönchengladbach. Il Napoli ne segue diversi, i calciatori sono diversi, allora premetto che questo Itakura non lo conosco, per cui se non lo conosco, allora le cose sono due: o non è magari tutto sto calciatore forte, oppure sono ignorante io. Però ragazzi, spero sia la seconda. Comunque, Itakura ragazzi è un calciatore, qui dice che può fare anche, può agire anche da mediano davanti alla difesa, però adesso mi sembra un po' difficile, limitiamolo a fargli fare il centrale. Io penso che il Napoli ragazzi questo nome sia stato accostato perché il Napoli comunque segue delle piste asiatiche, e come lo abbiamo visto con Kim, solo che Kim ragazzi giocava al Fenerbahce nel campionato turco, lui gioca in un campionato comunque anche più consistente come la Bundesliga. Chissà ragazzi, io dico, non lo so, ho un presentimento su questo calciatore. Secondo me nei prossimi giorni ne potremmo sentire molto parlare. Perché? Perché non vale tanto, per cui già lì quando un calciatore non costa troppo, lì sta il Napoli. E col fatto che è giapponese, queste cose del brand che vogliono espanderlo in Asia, in Giappone e tutto, secondo me ragazzi è un calciatore di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni dalle maggiori testate giornalistiche. Poi vediamo, io questo è un presentimento che ho, non è una notizia che vi do. Per cui io vi ho dato la notizia su Danzo, poi ragazzi i nomi sono tanti, Scalvini ad oggi non mi sembra una pista percorribile, come non mi sembra percorribile quella di Kilman, Konaté anche difficile, c'era l'interesse per Incapié, però comunque adesso con l'operazione tutto c'è da vedere, comunque un po' di situazioni con Incapié. Vediamo ragazzi, i nomi sono tanti e le squadre che vogliono i calciatori sono tante, per cui il Napoli sicuramente dovrà prenderne uno. Segue molte piste e comunque la sicurezza è che Garcia vorrebbe averlo per il ritiro di Di Marco che inizia comunque il 14 luglio, per cui ragazzi queste due settimane che abbiamo intense di calciomercato, per me uno o due persone potrebbero entrare nel Napoli, vi dico questo. Comunque fatemi sapere con un commento cosa ne pensate del possibile acquisto di Ko Itakura. Inoltre vi invito ad andare a leggere la descrizione, perché in descrizione del video trovate il link del profilo Instagram mio dove trovate esclusiva di calciomercato, tutti approfondimenti sul mondo del calcio, news, trovate tutto comunque, per cui seguitemi su Instagram ragazzi che ci si diverte, ma dove ci si diverte anche su TikTok, video, contenuti, ci si diverte un po' di più su TikTok. Ragazzi dal Bomberman è tutto, la notizia era questa, l'unica notizia di calciomercato vera è che si tifa Napoli anche quest'anno, quello ragazzi non si molla mai fino alla morte, forza Napoli, dai, dal Bomberman è tutto, ci vediamo con una prossima news.